cominciare a campare. Stiamo andando a mangiare. Aiuto! Cadendo in diretta sulla scala. Volevo dire. Stiamo andando da Mondo Convenienza. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Comunque stiamo andando da Mondo Convenienza perché dobbiamo comprare le cose per la nuova casina. Io la sto accompagnando perché accompagnando. Sto accompagnando per scegliere un po' le cose in stile shabby chic. Grande! E a me piace tantissimo. Diciamo che tu ti sei imposta, avevo detto no, fammi venire perché sennò tu fai un guaio, comprerai tutte cose bruttissime. Allora ti devo un po' mitigare. È vero, lei poi ha bei gusti, però a lei piace tanto arredare, fare, quindi... Adesso compriamo tutte le cose per la nuova casina. Abbiamo messo già il video in cui vi ho spiegato sta cosa, che comunque finalmente andiamo a vivere io e Max nella nuova casa. E quindi adesso compreremo tante cosine. Dobbiamo prendere cucina, camera, oddio, tutto, mi sento abilita. Vabbè, comunque, meno male che ci sei tu a consigliarmi. Shabby chic forever, sì, dobbiamo fare una cosa tutto chic, carina. Mi raccomando ragazzi, nei commenti dateci dei suggerimenti, magari se sapete delle cose dove comprare a buon prezzo, carine, come arredare la casa, insomma. Ora se riusciamo facciamo vedere anche all'interno di Mondo Convenienza, magari dai, consigli, secondo me quale piace di più, quale piace andiamo di meno. E adesso però dobbiamo andare prima a mangiare, sì, tenga la fame, va. Andiamo, ciao. Prima il dovere e poi il piacere, mangiamo. Ma sempre cominciare a campare, stiamo andando a mangiare. Aiuto! Cadendo in diretta scala, sulle scale mobili. Volevo dire, guardate com'è brutto questo pellicciotto che c'è Carlita. Aspetta, no, facciamolo vedere. Ma che è troppo carino, allora, ragazzi, mia. È bellissimo, eh? Bellissimo, ti sembri l'omino Michelin nero. Dai che te lo presto, no, no? Secondo me tu lo vuoi, io te lo presto, è troppo carino. Bellissimo. Vabbè, comunque che ci mangiamo, tengo la fame. Pizze, due o tre pizze. Pasta, pizza, gelato. Oh, che bello questo letto. Però secondo me costa tantissimo. Da Zara Home, mamma mia, ma non, cioè veramente è pazzo. C'è anche la culla per il bambino. Oh, che bello. Vabbè, diciamo un po' prematuro. Di pastina. Pane, pane. Ciao, io mangio, che ho fatto. Mozzarella di bufala. Scorre tutto il latte, allora è buona, eh? Cannelloni per Max con parmigiana, wow! Per Nancy, paccheri con verdure miste, zucchine, pomodori. Ah, beh, alla fine c'è il pomodoro, visto? Sì. Pensavi fossero bianchi. Sì, perché non mi piacevano i bianchi, sono buoni. E a me invece bucatini con formaggio e peperoncino. Buon appetito! Buono. Dove su? Buono. Che è sto coso, mi è capitato? Che schifo, è l'aglio. No, è l'aglio. L'aglio, oddio, proprio annenzi l'aglio, però no, non è aglio, è come se fosse uno gnocco, un po' caduto, vabbè. Mamma mia, troppo invitante. Come sono? Buone, ma voglio 8 kg di pepe, formaggio. Sono forti? Certo che non ci... No, non si sente proprio. Mi chiedo un po' di pepe, veramente. Svuotare tutta la formaggera nel piatto. Ma dove te l'ho messo? Esagero. L'ho conservato un po' a te, eh? Grazie. Questo è bello che quando vi siete stessa qua, comoda, confuso, vedivo questo nero, ti piace? Sì, è molto shabby chic. Shabby chic. Dice che non c'è di cose. È bello, ci piace molto. Lilla e coso lilla, è bello. È vero, mi piace, grigio e lilla. Ma quale shabby chic? Ah, questo sì. Ma chi che sono shabby chic? Io non capisco. Non ci piace shabby chic. Sì, devo andare a casa.
ma perché mi piace il sette qua dentro, mi piace il letto nero, non ce la posso fare. C'è il bianco, non c'è il bianco, così perché mi piace questo guadagnino. È più grande, vediamo un po'. Forse c'è, no, come è più grande. Ma c'è, ma non mi fumo. Però questo è bianco. Ma sì, è comodo. Comunque sì, molto. C'è da dire che comunque mondo convenienza, tanto conveniente non è. Nel senso che praticamente una cucina comunque viene a costare abbastanza. Infatti stavo pensando di andare da Ikea. Cioè, io non lo so, c'è sonno, però le uniche apparizioni che fai tu nei video, hai tutti i gesti, cose, vabbè. Comunque, stiamo pensando ad andare da Ikea. Voi che dite, ragazze? Pure da Ikea? Mi si suicida proprio. Oh, ma ci dobbiamo andare almeno per un confronto. Voi cosa dite più economico? Ikea o mondo convenienza? Dove conviene, insomma? Perché da mondo convenienza pensavamo fosse più conveniente. Invece, dal punto di vista almeno delle cucine, tutta sta convenienza non c'è, insomma. Guardala con quella faccia, shopping, ci siamo consolate così, è vero? Sì, sì, ma shopping, diciamo che praticamente non abbiamo trovato niente, cioè veramente abbiamo trovato le cose, però non è che uno... Destra! Non è che uno subito può comprare, quindi diciamo che abbiamo visto, dato una prima occhiata. Però poi ci siamo consolate con un po' di shopping. Infatti vi faremo vedere poi, facciamo un video, no? Facciamo tutte vedere le cose che abbiamo tutte comprato. Tutte le cose che abbiamo comprato. E mi raccomando, se volete il video mettete mi piace. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Noi mandiamo un bacio grande. E mi raccomando, dateci nei consigli sulla camera da letto, le varie cose. Per arredare la casa, poi adesso ve la faccio pure vedere, faccio un video, ve la faccio vedere, wow. Se vi fa piacere, non ci siamo persi il parcheggio, è ovvio. Vi mandiamo un bacio, ciao, ciao.